è stata recapitata a Luciano Tancredi, direttore del quotidiano di Livorno Il Tirreno, una busta contenente un proiettile e un biglietto con su scritto: se Alfredo Cospito muore, i giudici sono tutti obiettivi. 2 mesi senza cibo, fuoco alle galere. Il messaggio era firmato con la A maiuscola. La lettera è arrivata ieri dentro una busta gialla francobollata. La polizia ha sequestrato tutto il materiale e sono in corso gli accertamenti. La scorsa notte a Roma è stata lanciata contro il distretto di polizia Prenestino una Molotov. Fortunatamente il piantone di guardia è intervenuto immediatamente dando l'allarme e le fiamme sono state tempestivamente spente. In base ai primi accertamenti, anche questo gesto sarebbe sempre legato alle proteste degli anarchici. Sempre nella capitale, a Trastevere, ieri durante le manifestazioni a sostegno di Alfredo Cospito, si sono verificati momenti di tensione con le forze dell'ordine. Sono stati denunciati 41 attivisti e un agente è rimasto ferito. Lo Stato non scende a patti con chi minaccia, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Gli attentati compiuti contro la nostra diplomazia ad Atene, Barcellona, Berlino, come pure quella di Torino, le violenze di Piazza Roma e Trento, i proiettili indirizzati al direttore del Tirreno e al procuratore generale Francesco Saluzzo, la Molotov contro un commissario di polizia. Azioni del genere, si legge ancora, non intimideranno le istituzioni.